Dobbiamo essere bravi per impegnare fino all'ultimo euro della nuova programmazione. E questa volta dobbiamo partire per tempo. Noi abbiamo perduto quasi 2 anni per rendicontare il ciclo precedente. Adesso dobbiamo definire i programmi 2 anni prima in maniera tale che partono. Dobbiamo fare uno sforzo particolare per il rafforzamento amministrativo, soprattutto dei comuni. Questa volta l'indicazione incredibilmente viene dall'Unione Europea. Non si spendono i soldi perché c'è una debolezza delle macchine amministrative, soprattutto comunali. Neanche a farlo apposta abbiamo varato un piano per il lavoro che è rivolto ai comuni e al potenziamento e alla riqualificazione della pubblica amministrazione nei comuni. Quindi contiamo di attrezzarci nel modo migliore per poter impiegare i fondi europei. Il piano di sviluppo rurale è partito con 2 anni di ritardo rispetto all'Emilia Romagna. L'Emilia lavora 2 anni prima in maniera tale che quando scatta il piano sono pronti per partire. E poi abbiamo avuto questa croce di un decreto che si chiamava sull'accelerazione della spesa, varato l'ultimo anno e mezzo dalla precedente giunta regionale per cercare di accelerare la spesa dei fondi europei. Solo che i finanziamenti non c'erano, per cui avevamo almeno 200 comuni che erano partiti con le gare e non avevano tutti i soldi per completare le opere. Per senso di responsabilità abbiamo impegnato 1.300 milioni di euro della nuova programmazione, cioè di soldi che avremmo potuto destinare in altro modo per salvare comuni che sarebbero andati in dissesto e imprese che sarebbero fallite. Dobbiamo evitare ovviamente questi disastri amministrativi per il futuro. Dobbiamo allora fare 2 cose fondamentalmente: dotarci di progetti esecutivi e avere una pubblica amministrazione che corre e sia capace di capire i tempi dell'economia. Ecco, queste le 2 innovazioni più importanti che dobbiamo produrre. Since the Treaty of Maastricht, regional authorities have